Ciao ragazzi, ciao ragazze, benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi parleremo dello scoop che ieri sera ci ha regalato Chiara d'Alessandro. Ma andiamo con calma. Allora, i nostri amatissimi coniugi hanno finalmente raggiunto la famosa meta di cui tanto si è parlato. Un posto meraviglioso, paradisiaco, che non potevano assolutamente spoilerare perché sarebbe stata una vera e propria sorpresa. Insomma, ragazzi, ci hanno tenuto per un mese sulle spine per farci poi sapere che la tanto desiderata vacanza era proprio, indovinate un po', a Viserbella. Ma io cosa vi avevo detto? L'ho detto da subito che sarebbero tornati nuovamente a Viserbella. Ormai l'Hotel Palos è diventata la loro seconda casa. Sono veramente scontati, ma soprattutto monotoni e ripetitivi. Comunque, con loro è andato anche Bombonsito, ha trascorso con loro il fine settimana ed è ripartito per Roma con il treno. Ha dichiarato per la gioia di Chiara che anche per lui Viserbella è pazzesca, nonostante dai suoi video non sembrasse. Ok, siamo contenti. È tornata ragazzi quindi la famosa vista sul mare dalla stanza. Sì, perché loro hanno rigorosamente scelto la stessa camera. È tornata anche la famosa Conad, ma io poi mi domando, ma negozi Conad a Milano non ce ne sono? Non esistono? Questi ovunque vanno, e vedono questa benedetta Conad impazziscono. Si fiondano dentro per svaligiare il reparto cibi pronti. Cioè, boh, io non lo so, sembra non abbiano veramente mai visto un supermercato. Poi, poverina, ormai lei lì la riconoscono tutti, la fermano fans ovunque. Dice di sentirsi la star di Viserbella, ma insomma ragazzi, ma questa donna si sta facendo una tanto attesa e meritata vacanza dopo tanto duro lavoro e voi la importunate chiedendo foto, autografi, ma per favore lasciatela anche un po' tranquilla. Poi poverini sono anche distrutti, il mare è stanca, arrivano alla sera che sono esausti, ma cercate anche di capirli, no? Ah, Chiara, Chiara, ma come si fa con te? Ma certo che tu veramente le spari proprio grosse. Bah. Poi c'è il nostro povero uomo Alfa che ormai poverino non sa più cosa riprendere nei vlog. L'acqua cristallina ormai ce l'ha fatta vedere, la sabbia è sabbiosa, la vista panoramica dalla camera veramente non ne possiamo più. Sempre questa spiaggia deserta, ma io dico ovviamente, caro Davide, la gente normale alle 2 del pomeriggio è dentro, va più tardi a prendere il sole, non si mette a pranzare in spiaggia come fate voi. Bah. Vabbè, poi lui ormai riprende ogni singola cosa, anche quella più insignificante, i divanetti, i cartelloni, cioè perfino il pavimento. Ormai lui ha imparato il nuovo termine, cioè tutto paradisiaco, tutto bellissimo, tutto stupendo. Persino i secchioni della spazzatura saranno meravigliosi per Davide, cioè veramente quest'uomo è proprio assurdo. Ieri poi ci ha regalato una delle sue perle, ne sentivamo la mancanza, ci ha detto che il mare si è ritirato a causa della siccità. Cioè, ragazzi, ci rendiamo conto? Ma come si fa? Ma qua mancano proprio le basi. Cioè, Davide, bassa marea, alta marea, non ti dicono proprio niente, eh? Io penso che queste cose si studiano all'elementare, a questo punto non si tratta neanche di cultura, ma proprio di logica. E vabbè, ignoranza, portami via. Ma ragazzi, quello che più mi ha colpito ieri sono state le dichiarazioni della nostra Queen. Allora, lei già nel video di Davidopoulos, mentre lui era intento a fare le sue riprese, è intervenuta dicendo di andare all'Hotel Palos perché è bellissimo, che lì sicuramente non si trovano sorprese, che è una garanzia, non ci sono foto false, ma foto realistiche. Quindi torna nuovamente sul famoso hotel di Pescara,
per denigrarlo, insomma, ancora insiste. Nel suo vlog, poi, cosa fa? Lei riprende ancora il discorso, dice che l'Hotel Palace è stupendo, è quello che è, non è che sembra una cosa e poi ne trovi un'altra, è veramente una garanzia. Poi c'è una pulizia incredibile, per non parlare dell'accoglienza che del personale, della cortesia. E il mangiare poi è buonissimo. E qua io mi chiedo, ma quale mangiare buonissimo se siete sempre infilati in quel Conad a comprare le famose lasagne verdi e a pranzare e cenare in camera? Cioè, come fate a dire cibo buonissimo che, se non ricordo male, negli anni passati solo una o due volte sono scesi nel ristorante dell'hotel, giusto? Hanno sempre preferito cibo d'asporto del supermercato. Ora invece si vantano con questo cibo buonissimo. Bah, chi li capisce è bravo. Comunque, andiamo avanti. Lei continua dicendo quindi che questo è un albergo pulito e non come altri che quando entri trovi una cosa agghiacciante. E anche qui io devo fare una riflessione. Cioè, Chiara, deciditi, metti in ordine le idee, cioè, perché tu dici che l'hotel a Pescara era pulito, ma lasciava a desiderare l'arredamento, che l'arredamento praticamente era la parte più che non ti piaceva. Invece poi dici che era sporco, cioè, fai pace con il cervello. Comunque lei continua dicendo che il Palos è straordinario e invece quello di Pescara e si stoppa, si blocca. All'improvviso dice no, non era Pescara, era un'altra zona. Io mi faccio un sacco di risate perché la gente pensa di sapere cose, ma in realtà non sa nulla. Non siamo stati a Pescara, ma da un'altra parte. L'albergo era terribile, non faccio il nome, non l'ho mai fatto, sono state solo fatte delle supposizioni. A me non me ne frega niente, la gente fa solo bla bla bla, a me non interessa. Invece qui al Palos è tutto meraviglioso, camere stupende come in foto, non ingannevoli, qua è qualcosa di magico. Infatti è il terzo anno di seguito che torniamo sempre perché si sta troppo bene. Cioè, queste sono le sue dichiarazioni. Poi cosa fa? Addenta il solito toast e dice di farsi grasse risate leggendo i commenti di noi invidiosi frustrati. E prega i rosiconi di continuare a scrivere cazzate, che siamo patetici e facciamo ridere. Allora, qua devo dire la mia. Cara Chiara, qua l'unica che fa ridere sei proprio tu. Cioè, ma tu ti rendi conto delle baggianate che racconti? Adesso dove è uscita la storia che non eravate a Pescara? Cioè, questa è bella. Come mai stai cambiando le carte in tavola? Paura, eh? Ti sei resa conto che hai fatto un grande scivolone a gridare alla truffa davanti a migliaia e migliaia di persone, Chiara? A denigrare una struttura e il lavoro dei proprietari, te la stai facendo sotto perché dicono di averli avvisati, vero? Tu, secondo me, hai paura che queste affermazioni ti si possano ritorcere contro. E poi che significa che non hai fatto il nome dell'albergo? Cioè, hai fatto un video, quindi riprendendo l'esterno, le camere. Cioè, non è la stessa cosa secondo te? Come mai ora vuoi rigirare le cose? Vuoi cambiare queste carte in tavola, è Chiara? E poi una cosa, per favore, almeno sii sincera con tua madre, che quella va pure a commentare ovunque difendendo Bonbon per la recensione. Ma Luciana lo sa che ci sono gli screen, che questa recensione è stata fatta il 22 luglio e tu il video l'hai fatto uscire il 24 luglio?
Quindi fake di cosa? Ma la smettete di raccontare balle? Almeno evitate di far fare brutte figure a questa signora. Ma poi Luciana, lei sempre in mezzo, anche da Milano, si deve intromettere su tutto, cioè basta veramente, non se ne può più. Togliete il telefono a questa donna, cioè veramente. Comunque ragazzi, qui i conti secondo me non tornano. Come mai ora è uscita fuori questa storia che non era un albergo di Pescara, anzi, addirittura ha detto che non sono stati proprio a Pescara. Cioè, secondo voi qual è il motivo? Io ho pensato questo, ossia che ora lei se la sta facendo sotto per paura che i proprietari della struttura possano prendere dei provvedimenti. Cioè, a me non viene in mente nient'altro. Bah, vedremo cos'altro si inventerà. Noi attendiamo. Ragazzi, noi ci vediamo prestissimo, ci vediamo come sempre nei commenti. A presto, baci!